Buonasera di nuovo a tutti. Per chi è entrato negli ultimi minuti, il mio nome è Simone Rubezzi e sono un trader di Top Trading Academy. In questo webinar vedremo due dei nostri indicatori, uno è l'indicatore di ciclo e l'altro si chiama Bandi di Migliorino, due indicatori di nostra creazione e produzione di cui abbiamo il copyright. Vi invito a rimanere fino alla fine perché alla fine faremo un'analisi sui mercati in questo momento, quindi mercati aperti. Se guarderò a destra e a sinistra è perché ho le vostre chat, quindi voglio rispondere alle vostre domande. Qualsiasi cosa non sia chiara, scrivetelo, è che è importante comprendere tutto perché il webinar avrà una parte teorica iniziale, propedeutica alla comprensione degli strumenti e dell'analisi che faremo dopo, ok? Quindi è molto importante. Ora, prima di iniziare farò un'introduzione ai cicli di borsa, concetto dal quale partono tutte le nostre strategie e indicatori. Partiamo dal concetto di che cos'è un ciclo di borsa. Un ciclo di borsa non è altro che un periodo di investimento programmato da parte della mano dominante del mercato. Per mano dominante si intende quell'insieme di operatori istituzionali di alto livello che, avendo ingenti quantità di future, titoli o qualsiasi tipo di strumento finanziario da acquistare e vendere, pianificando questi investimenti su differenti temporalità, generano andamenti regolari. Vuol dire in sostanza che il mercato ha degli andamenti di questo tipo, che sono andamenti conseguenti alla movimentazione di denaro. Cosa vuol dire? Vuol dire che nell'intorno di un minimo, queste maniforti, per maniforti si intendono quelli istituzionali che hanno migliaia di miliardi, per esempio BlackRock gestisce più di 9.000 miliardi. È inevitabile che nel momento in cui entra a mercato sposta il prezzo, perché il mercato stesso si muove in base alla domanda e all'offerta. Quindi quando c'è tanta domanda, il mercato sale. Ok? Arrivato a un determinato livello, queste maniforti escono dal mercato generando un eccesso di offerta e la domanda crolla, quindi il prezzo scende, poi ricomprano nuovamente nei dintorni del minimo, il prezzo risale e così via. Ok? Quindi questo è il concetto di ciclicità. Per dare un esempio pratico, è come se voi steste, foste, diciamo, il proprietario del 60-70% degli immobili di un paese, è inevitabile che se ci fosse un solo immobile disponibile e 20 compratori, il prezzo di quell'immobile sarebbe altissimo. Viceversa, se invece voi metteste in vendita tutti gli immobili di quel paese e ci fossero sempre quei 20 compratori, il prezzo crollerebbe perché ci sarebbero tantissimi immobili, diciamo, in vendita, di conseguenza la domanda sarebbe altissima, l'offerta molto più bassa e il prezzo scenderebbe. Questa è una legge di mercato che vale nella finanza come anche nell'economia reale. Ovviamente i soggetti che dispongono di più del 50% della domanda o dell'offerta totale la vanno a condizionare, e questo è quello che fanno le maniforti sotto tutti i punti di vista, su tutti i mercati, su tutte le temporalità, generando appunto i cicli. Okay? Quindi un ciclo, come dicevo prima, è il movimento del denaro che noi cerchiamo di seguire per andare a realizzare profitto all'interno dei mercati finanziari. Un ciclo inizia sul minimo dei prezzi e finisce sul successivo minimo dei prezzi. Ne esistono di tre tipi in sostanza. Ci sono i cicli rialzisti, sono cicli di questo tipo, quindi che hanno una fase di rialzo più pronunciata rispetto alla fase di ribasso, e il massimo tendenzialmente in questi cicli è spostato verso il minimo finale. Dopodiché ci sono i cicli ribassisti, che hanno una fase di ribasso più ampia rispetto alla fase di rialzo. In questo caso il massimo è più spostato verso il minimo iniziale,
E infine abbiamo i cicli laterali, che sono i due cicli, sono i cicli che hanno la fase di rialzo, che è equivalente a quella di ribasso in termini di ampiezza, e i due minimi sono più o meno sullo stesso livello. Questi sono i tre tipi di cicli, che poi andremo a vedere anche sui prezzi, quindi sui mercati. Fatemi sapere se intanto è tutto chiaro o se ci sono domande. Ci siamo? Tutto chiaro? Domande? Dubbi? Fatemi sapere in chat. Chiaro, ottimo. Bene. Fin qua sono concetti abbastanza semplici. Questo è il cosiddetto cicloma, che di fatto mi va a mostrare quella che è la struttura che esiste fra i vari cicli. Ne abbiamo un ciclo rosso, non è importante in questa fase capire quanto duri, poi lo vediamo, è formato da tre cicli blu che sono formati da due cicli verdi che sono formati da tre cicli gialli. La cosa importante da comprendere in questa fase è che quando si individua la partenza di un ciclo, quindi quando abbiamo il minimo del ciclo rosso in questo caso, partono sempre anche tutti i cicli inferiori. Quindi se parte il ciclo rosso, in questo caso parte automaticamente il blu, parte automaticamente il verde e parte automaticamente il giallo. La stessa cosa qui. Quando finisce un qualsiasi ciclo, finiscono sempre anche tutti i cicli inferiori. Quindi lì finisce il rosso, finisce il blu, finisce il verde e finisce il giallo. Un altro esempio lo possiamo vedere qua. Qui parte un ciclo blu, di conseguenza possiamo dare per scontata la partenza del verde e del giallo. Quindi questa regola vale sempre solo per i cicli inferiori. Ok, questo è importante. Non vale anche per i cicli superiori, perché per esempio quando qui parte il blu, il rosso in questo caso non è in partenza. Okay? Potrebbe partire un ciclo superiore, come in questo caso, se noi individuassimo questa partenza del blu, potremmo dare per scontata la partenza del verde e del giallo, ma non del rosso. In questo caso parte il rosso, ma in questo caso no. Okay? La regola è che partono sempre tutti i cicli inferiori. Datemi un feedback anche qui se è tutto chiaro o se ci sono dubbi. Datemi un feedback veloce, così so se mi state seguendo o meno. Chiaro, chiaro. Di qua, perfetto. Per comprendere la cosa, analizziamo quindi un esempio di quadratura ciclica che effettivamente si verifica all'interno dei mercati finanziari. Qui abbiamo un ciclo mensile che dura 32 giorni di borsa aperta, che è formato da due cicli a 16 giorni, i quali sono formati da due cicli a 8 giorni, che sono i cicli settimanali, di borsa aperta. Perché si parla di periodo di borsa aperta? Perché il periodo ciclico è un periodo in cui la borsa effettivamente ha scambiato. Siccome la borsa scambia da lunedì al venerdì, quando si parla di 32 giorni, non si parla di un ciclo che dura 32 giorni in calendario. Perché? Perché in un mese di calendario ci sono 20 giorni di borsa aperta, 4 settimane, 5 giorni ciascuna. Okay, quindi un 32 giorni sarà all'incirca un mese e mezzo. Stessa cosa, il ciclo 16 giorni non sono due settimane di calendario, perché in due settimane di calendario ci sono 10 giorni di borsa aperta, quindi sarà 3 settimane e un giorno. Questo è importante capirlo, se no si fa confusione fra periodo ciclico e i giorni di calendario.
Perfetto. Andiamo a vedere ora un ulteriore concetto, cioè il concetto della tendenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui un ciclo ha una direzionalità, andrà a influenzare i cicli inferiori. In questo caso vediamo che questo mensile è rialzista, dico rialzista perché ha il minimo finale più alto del minimo iniziale, quindi già di per sé è rialzista, ma nella sua fase di rialzo vediamo i sottocicli che subiranno quel tipo di tendenza, quindi avremo il 16 giorni rialzista, il ciclo una settimana rialzista, il ciclo a 4 giorni rialzista e così via. Per farvi un esempio un po' più in scala, è come se noi avessimo un mensile fatto in questa maniera, formato da due cicli 16 giorni, formati due cicli a 8 giorni, formati da due cicli 4 giorni ciascuno. Quindi in questo caso cosa si nota? Si nota che quando il mensile sale, tutti i sottocicli hanno questo tipo di andatura. Quando il ciclo mensile scende, i sottocicli hanno questo tipo di andatura. Ok? Quindi qua possiamo dedurre che cosa? Possiamo dedurre il fatto che nel momento in cui un ciclo sale o scende va a influenzare i cicli inferiori. Poi vedremo come utilizzare questo concetto dal punto di vista operativo, però mi interessa che per ora siano chiari i concetti ciclici e come si influenzano fra di loro. Bisogna chiedere quindi se il ciclo più grande è rialzista, per forza anche quelli inferiori sono rialzisti? Allora, tendenzialmente sì, ma non per forza tutti sono rialzisti. Ti faccio un esempio. Se tu hai un ciclo biennale rialzista, quindi che sta salendo, dentro quella salita del biennale ci possono essere dei giornalieri che vanno al contrario, perché altrimenti tu avresti magari solo due anni di salita o solo due anni di discesa, invece sai che il mercato fa così, no? Quindi c'è una relazione che poi vediamo, vediamo come utilizzare questo tipo di concetto, però c'è un limite, ok? Quindi non è che se tu parti per esempio un decennale o un ventennale, tutti i giorni il mercato sale. Ci sono dei giorni in cui è ribassista. Perché? Perché il giornaliero in relazione al ventennale è troppo distante, no? Non so se mi sono spiegato, fammi sapere se ti è chiaro questo concetto. Ovviamente, se tu mi prendi un 4 giorni, ok, o prendi un 8 giorni, nella fase di rialzo dell'8 giorni ci saranno 4 giornalieri rialzisti. Ok? Quindi ci deve essere, c'è una relazione, diciamo, di grandezze che dobbiamo rispettare, no? Perfetto. Poi andremo anche nello specifico di questo concetto. Ora ve l'ho accennato perché mi interessa che prendiate quel punto di vista, poi vediamo anche a livello operativo quale dobbiamo guardare, il motivo e tutto quanto. Da studi statistici possiamo affermare che il mercato si replica la maggior parte delle volte con le seguenti conformazioni cicliche, dai cicli più lunghi ai cicli più brevi. Partiamo considerando il mezzo secolare, quindi che è un ciclo a 20 anni, a 50 anni, ovviamente non ha senso considerarlo dal punto di vista operativo perché è estremamente lungo, però lo consideriamo dal punto di vista didattico, che è formato da due cicli ventennali, sono formati da due cicli decennali, sono formati da due cicli economici, quindi due cicli che durano circa 5 anni, che hanno al loro interno due biennali, formati da due annuali. Qui abbiamo una leggera variazione da circa 6 anni, dove l'annuale non ha dentro due semestrali come ci si aspetterebbe, no? Ma ha dentro 3 cicli intermestrali.
sono tre cicli formati da 3 mesi ciascuno. Perdonate il mio disegno, ma importante il concetto, no? Dato il mensile, invece riprendono le sue divisioni classiche, quindi 2 cicli a 16, 2 cicli a 8, 2 cicli a 4, 2 cicli a 2 e così via, fino a cicli che durano anche una sola ora. Ok, questa è la scala delle durate cicliche che si verificano nei mercati occidentali. Quello che vedremo sarà un'analisi su un ciclo giornaliero. Ma tutto ciò che vedremo è utilizzabile su tutti i cicli, su tutte le temporalità, su tutti i mercati. Lo stesso identico concetto. Quindi noi vedremo il giornaliero, ma lo potrete adattare all'8 giorni, come al mensile, come al mese giornaliero, eccetera, eccetera. Questo ci tengo a dirlo. È tutto chiaro fino a qui? Se è tutto chiaro, cominciamo a vedere degli esempi pratici su un mercato. E cominciamo anche a vedere il primo indicatore. Ditemi in chat se ci siete, se è tutto chiaro o se avete domande. È tutto chiaro? Ok. Qui in Zoom. Ci siamo? Ci sono domande su questo? Se avete domande, non fatevi problemi a dirle perché sono qua apposta. Quindi, diciamo, se non comprendete, ha poco senso proseguire. Ok. Vediamo il primo esempio del nostro indicatore. Prima di spiegarvi come funziona, ci tengo a farvi vedere appunto che il mercato, guardate qua, si replica con una ciclicità, no? Questi sono tutti i cicli biennali, dove abbiamo per esempio un ciclo in laterale, perché hai due minimi sullo stesso livello, no? Abbiamo detto che è un ciclo in laterale. Questo è un ciclo ribassista, perché al minimo finale, che è più basso del minimo iniziale, se guardate l'ampiezza della salita e l'ampiezza della discesa, la discesa è pressoché doppia. Questo è di nuovo un ciclo illaterale, quest'ultimo è un ciclo rialzista, perché questo è un grafico di euro-dollaro con candele a un giorno, quindi ogni candelina che vedete rappresenta un giorno di contrattazione. Il prezzo da qui è sceso in quest'area e poi da qui ha ripreso a salire, dando vita al nuovo biennale, e quindi il prezzo non è mai sceso sotto il minimo iniziale. Quindi questo è stato un ciclo rialzista. Quello che deve fare un trader ciclico è semplicemente individuare delle aree di minimo per acquistare e vendere nelle aree di massimo, o individuare le aree di massimo per vendere allo scoperto, quindi mettersi in short e chiudere le posizioni nei dintorni del minimo. Tecnicamente non è complicato, concettualmente è semplicissimo: comprare basso e vendere alto e viceversa. Ora, la domanda qui è: come faccio a individuare i cicli all'interno dei mercati? Qui entra in gioco il primo dei nostri indicatori, che è quello che vedete, si chiama indicatore di ciclo. È un indicatore completamente automatico, nel senso che ogni volta che il prezzo si aggiorna, questo si tiene pari passo in tempo reale con il prezzo, quindi un indicatore automatico, è settabile su tutti i cicli. Quindi qui lo vedete sul biennale, ma lo posso vedere su giornaliero, 2 giorni, 4 giorni, su tutti i cicli e su tutti i mercati e su tutti i time frame. Quindi non ha limiti, perché la logica ciclica funziona su tutti i mercati, perché ogni mercato è manipolato dal denaro delle mani forti. Questo è un dato fondamentale che bisogna tenere a mente. Chiaramente è un indicatore che non si trova su altre realtà perché l'abbiamo costruito noi. Andiamo a vedere come funziona. Innanzitutto è formato da 3 linee, la linea continua sinusoidale, quindi vuol dire fatta a onda, che è la traiettoria del ciclo.
la linea orizzontale tratteggiata è la cosiddetta asse dello zero, la linea tratteggiata sinusoidale è la cosiddetta velocità del ciclo. Ora, come si interpretano queste tre linee? Quando la linea tratteggiata, quindi la velocità, quando la linea tratteggiata sinusoidale attraversa l'asse dello zero dall'alto verso il basso, saremo in un'area di massimo. Quindi quando abbiamo che la velocità, in questo disegno, questa è la rottura, no? Che da sopra va sotto, questo è sintomo che siamo nei dintorni del massimo del mio ciclo di riferimento. Ok? Viceversa, nel momento in cui io ho la velocità che da sotto rompe l'asse dello zero e va sopra, quella è una zona di minimo. Quindi quando io ho questo avvenimento, è la mia area di minimo. Chiaramente del ciclo che sto guardando. Ok, ora andiamo a fare qualche esempio in maniera tale da fissare bene il concetto, che è importantissimo. Facciamo degli esempi, torniamo a prendere il grafico di prima e prendiamo il minimo del ciclo. Quindi quando la velocità, come in questo caso, rompe dal basso verso l'alto, quella è un'area di minimo. E cosa succede? Che la velocità sale sopra l'asse dello zero, quindi il prezzo sale. Salirà fin tanto che questa linea rimane sopra l'asse dello zero, quindi salita, 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 fino a questo punto. Qui abbiamo un'area di massimo, ok? E nel momento in cui la velocità gira sotto l'asse dello zero, abbiamo che il prezzo comincia a scendere, scende fin tanto che la velocità rimane sotto l'asse dello zero. Se voi ci fate caso, cosa è successo? Da questo punto in cui avevamo la prima rottura di minimo fino a quest'altro punto che avevamo la rottura di massimo, fino a quest'altro punto rottura di minimo, rottura di massimo, rottura di minimo, rottura di massimo, il prezzo va in quella direzione. Quindi guardate la velocità. Qui fa minimo, salita, 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 fino qua. Difatti qui abbiamo il massimo. Qui cosa fa la velocità? Comincia a scendere sotto l'asse dello zero, quindi discesa, 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 fin dove? Fino qua. E anche qui il prezzo scende. Nuovamente la velocità risale fino a questo punto. Ok? Quindi guardando la velocità io so dove sono e dove sto andando. Chiaro come funziona questo tipo di indicatore o ci sono dubbi o domande? Fatemi sapere in chat. Ok, gli altri anche da YouTube e Facebook. Non fatevi problemi, è importante capire bene questo concetto perché poi ce lo ritroveremo anche nella fase operativa. Quanto affidabile è questo indicatore? Allora, in termini di affidabilità, se tu intendi, dipende che cosa intendi. Allora, preciso una cosa. Questo non è l'unico indicatore da vedere a livello operativo, nel senso che non è che quando la velocità rompe tu devi entrare long, se rompe dal basso verso l'alto, o se rompe dall'alto verso il basso devi entrare short. Ma ti dà un'indicazione di dove sei a livello ciclico che è pressoché precisissima, nel senso è quasi infallibile, nel senso che quando tu hai la velocità che rompe da sotto a sopra, vedi che sei nei dintorni del minimo e non ci sono santi. Magari quello non è il punto ideale per entrare, ma certamente sei nella zona di minimo. Se tu guardi, ogni volta che il prezzo rompe, magari non è il minimo assoluto o quando ti rompe di là non è il massimo assoluto, ma non esiste niente in borsa che vi dia i minimi e i massimi assoluti. Quello che ci interessa a noi è individuare delle aree di minimo per comprare
rivendere in aree di massimo. Poi se io compro, il prezzo mi va un po' contro, ma poi quella tendenza è destinata a salire. Ovviamente è una strategia composta da più indicatori, per questo che dopo ve ne farò vedere un altro e vi spiegherò come utilizzarlo. Perché più indicatori ci danno conferme, più è affidabile il nostro tipo di visione di quel momento, no? Se voi guardate tutte le rotture, siamo sempre nell'area di minimo, di massimo, magari non al massimo assoluto. Questo è un concetto importante, è una domanda intelligente. Cioè, questa rottura qua con il segno di giallo è avvenuta qui, ma il massimo assoluto è questo. Ok? Ma se io entro anche in questo punto qui, il prezzo mi va un po' contro, ma poi viene giù. Cioè, io non ho dubbi qua di essere vicino al massimo. Capito? Perché ho la velocità che sta invertendo. Stessa cosa, diciamo, in chiave un po' diversa. Nel momento in cui io ho la velocità che è in cielo, anche se il prezzo mi viene contro così, io qui non mi metterò mai short, perché so che quella tendenza non è affatto finita. Ma abbiamo ancora spazio per salire, quindi quella può essere un ulteriore incremento di posizione, dove magari molti si spaventerebbero. Quindi guardando questo indicatore si riesce a capire immediatamente dove si è dal punto di vista ciclico. Ci siamo? Di fatto mi dice se sono sul minimo, se sono sul massimo, se sono in salita o se sono in discesa. E non sono indicazioni casuali, cioè non è che mi dice sei sul minimo così, ma sei sul minimo del ciclo su cui è stato tarato. Non mi dice sei in salita, sì, ok, ma sei in salita del tuo ciclo, in questo caso biennale o mensile o giornaliero o quattro giorni. Quindi mi dà, oltre a capire dove sei, dove stai andando, anche una visione di temporalità. Perché non è sufficiente dire sei sul minimo, ok, sono sul minimo, ma per quanto sale, fino a dove? Quindi è necessario capire anche che tipo di minimo, che tipo di salita, che tipo di discesa. Infatti quando tu hai un indicatore che ha una temporalità, supponiamo di prenderci questo biennale, no? E supponiamo che questa sia la data di oggi. Oggi è il 28 di ottobre. Beh, se io fossi qui ad oggi con una velocità così, nonostante ci sia stata questa discesa, so di non essere sul massimo e so che lì non è invertito. Quindi con una velocità così alta so di essere nel bel mezzo della salita del mio biennale. Siccome sono su un biennale e il massimo su un ciclo in laterale è più o meno in mezzo, quindi dopo circa un anno, qui dalla partenza sono passati 6 mesi, beh, io cosa potrò dedurre da questo? Posso dedurre che sono nella salita di un biennale, nonostante ci sia stata un'inversione, il prezzo andrà su, sono passati 6 mesi dal minimo, il mio massimo ce l'ho dopo un anno, beh, io so che posso aspettarmi qui ulteriori 6 mesi di salita. Quindi non solo so che sono su una salita del biennale, ma posso anche avere un'idea di quando ci sarà la futura inversione. Okay, questa è un'ulteriore, diciamo, sfaccettatura dal punto di vista ciclico che si può utilizzare con questo indicatore. Ditemi se è tutto chiaro o se ci sono domande su questo. Ok, perfetto. Gli altri? Domande, dubbi? Bene, anche da YouTube. Datemi un feedback veloce, se è ok o se ci sono domande. Ok. Io utilizzo molti cicli settimanali, mensili, ottimo, Gianluigi.
punto è come li utilizzi, cioè hai degli strumenti che ti individuano, qual è il tuo metodo per individuarli? La velocità anticipa il mercato? Allora, la velocità non sempre anticipa il mercato, ma ti dice dove sei. Dove sei e se sei in area di minimo, di massimo, di salita, di discesa. In relazione a dov'è? Ripeto, questo indicatore va bene su tutti gli strumenti, tutti i time frame, senza nessun tipo di problematica. Tutto chiaro, andiamo a vedere le bande di migliorino. Le bande di migliorino rappresentano l'indicatore di ultima generazione che va a colmare i numerosi punti di debolezza del supinotto antenate bande di Bollinger. Le evoluzioni hanno portato l'indicatore più facilmente leggibile, che restituisce informazioni molto più precise rispetto appunto alle bande di Bollinger. Queste sono le bande di Migliorino, quindi il nostro indicatore. Siamo sul mercato future del MIB, FTSE MIB, quello di prima era euro-dollaro. Poi il fatto che te lo faccio vedere su uno e su un altro è semplicemente per farti vedere che funziona su tutto, sia nel lungo che nel breve. Time frame 15 minuti, quindi ogni candela è 15 minuti, per lo stesso periodo qui abbiamo le bande di Bollinger. Allora, cerchiamo di capire bene quali sono le differenze. La prima caratteristica è che questo indicatore ovviamente ha una ciclicità, quindi è relazionato a un ciclo di borsa. In questo caso sono settati su un ciclo a 4 giorni, quindi abbiamo questo indicatore che rispetta questa ciclicità. Come funziona? Ogni volta che il prezzo tocca una banda superiore o inferiore del prezzo, cioè ogni volta che il prezzo tocca una banda superiore o inferiore dell'indicatore, ci dà un'inversione. Come vedete qui abbiamo che il prezzo tocca le bande e inverte. In questo qui centrale, dove il prezzo va molto vicino alla banda ma non la tocca, diciamo che io quando la distanza è inferiore al 5% la considero come un tocco fondamentalmente. Mentre se voi osservate, allora c'è una risposta di Gianluca rispetto alla domanda che ho fatto io prima, quindi dice utilizzo l'incrocio delle medie mobili esponenziali 50 e 200 sul time frame H1, che è molto preciso e filtra il rumore. Con lo stocastico ADX trovo il segnale di buy strong o strong sell. Allora, ci tengo a fare una precisione importante. Moltissimi utilizzano le medie mobili a 50, 200, eccetera. Però posso dirvi che è un'approssimazione poco precisa di quello che è l'andamento del mercato. Spiego meglio. Il fatto che uno utilizzi un time frame a 200, quel 200 lì non è detto che rispecchi una ciclicità, e non è detto che rispecchi una ciclicità su tutti gli strumenti finanziari. Quindi, banalmente, ancorando delle medie mobili a un settaggio ciclico, troveresti, diciamo così, degli ipotetici ingressi estremamente più precisi, perché staresti ancorando quell'indicatore a una logica ciclica di mercato. Ok? I nostri indicatori sono estremamente più evoluti, però banalmente, prendendo qualcosa che uno già utilizza, se gli mettiamo una ciclicità che effettivamente si verifica sul mercato, quell'indicatore prende una connotazione molto più precisa, perché molti utilizzano il 200 o il 50 su tutti i time frame, su tutti i mercati. Ma ci sono mercati che, per esempio, stanno aperti 24 ore, altri mercati no. Quindi un mercato che, come il future del MIB, che rimane aperto 14 ore, non può avere gli stessi settaggi di un mercato che rimane aperto 24 ore come l'euro-dollaro, come il DAX che rimane aperto 20 ore o come 23 dei mercati americani. Quindi
I cicli hanno una durata precisa e va relazionata a time frame e mercato di riferimento e va applicata all'indicatore, perché ogni indicatore ha lo scopo di farmi vedere se un determinato ciclo inverte da una parte e dall'altra. Ok? Spero di averti chiarito un po' il concetto che ho espresso. Poi, per amor di Dio, se tu usi quello e ti dà un po' di soddisfazione, è ottimo, ma sappi che è ottimizzabile in maniera molto significativa. Già quello che tu usi con la ciclicità, con questi indicatori, ovviamente ti porta sicuramente a un altro livello. Nel caso del Nasdaq, ho beccato la salita di 15 giorni. Ottimo, quello è ottimo, ma infatti non è che io dica che non funziona. Il punto è, quando tu hai una visione ciclica molto più precisa rispetto a quella che puoi applicare su tutti i mercati, sapendo dove sono i target, sapendo tutto, hai un valore aggiunto estremo. Questi indicatori ancora di più. Ok, torniamo a questo concetto. Quindi qua c'è un indicatore che, una volta che tocca il prezzo, mi fa vedere l'inversione del ciclo di riferimento. Mentre quando siamo, per esempio, qui sulle bande di Bollinger dello stesso periodo, abbiamo molti falsi segnali, nel senso che ogni qualvolta che il prezzo tocca una banda ci rimane per molto tempo o addirittura corre sulla banda. Di conseguenza il tocco non è una buona indicazione di inversione. Oppure quando c'è una lateralità, i prezzi, vanno in laterale, le bande si stringono, ma non mi stanno dando indicazione del fatto che sono vicino a un minimo o vicino a un massimo. Anche l'MSCI World Index è un ottimo strumento per capire che l'ETF fatto di tenere la posizione per qualche mese. Anche lì è estremamente ottimizzabile, perché quello è un qualcosa che ha una correlazione, ma innanzitutto non hai magari un buon timing di ingresso, quindi anche lì, se tu capisci dov'è il momento in cui parte, a quel punto tu hai un'ottimizzazione dell'ingresso, di una ciclicità, quindi di soldi che entrano in maniera massiccia, hai una redditività molto superiore, con un drawdown molto inferiore. Ok, quindi di fatto questo indicatore non mi dà delle indicazioni precise, ma anzi molto spesso mi porta in inganno. Tornando invece qui, abbiamo il tocco delle bande che ci dà un'inversione di prezzo, soprattutto questa inversione è relazionata a un ciclo di borsa, quindi questi non sono altro che cicli a 4 giorni. Ok, quindi non solo io so che quello è un punto di ipotetica inversione, ma so che tipo di inversione è, in questo caso del ciclo a 4 giorni, e so anche che il prezzo dovrà salire, nel caso in cui ci sia un'inversione dal basso verso l'alto, fino alla banda opposta. Quindi oltre a darmi delle inversioni precise di un ciclo specifico, mi dà anche il target di arrivo di quella salita. Perché se ho il tocco della banda inferiore, il prezzo per arrivare a target dovrà arrivare alla banda superiore. Quindi so dove sono, so dove deve invertire e fino a dove deve andare. Allora, in generale, per esperienza, sotto i time frame, sotto l'orario H1, sono pieni di falsi segnali, quei time frame fino al daily si trovano buoni cicli, almeno mensili e trimestrali, proprio perché non usi il concetto ciclico. Perché se tu utilizzi, perché tu stai usando i time frame al posto come filtro della ciclicità,
Questo è un metodo, ripeto, abbastanza rudimentale, no? Gianluigi, perché io ti potrei dire che io posso osservare un ciclo a 8 giorni col time frame a un minuto, col giusto settaggio. Cioè il time frame non è altro che la suddivisione del ciclo. Se tu stai guardando un ciclo a 4 giorni, che tu lo stia osservando a candele a un minuto o a candele a un'ora, sempre un 4 giorni rimane. Ovviamente in un ciclo a 4 giorni ci saranno molte più candele a un minuto che a candele a un'ora, ma tu stai guardando quello. Per farti un altro esempio banale, giusto per farti capire, come se io ti chiedessi misura questa distanza, questo è il tuo ciclo. Questa distanza, se la misuri in millimetri, ce ne sono tanti di millimetri qua dentro, no? Se tu la misuri in chilometri, ce ne sono meno di uno, una frazione. Quindi l'unità di misura che usi è il time frame, la distanza è il periodo ciclico, quindi il periodo di investimento, ovvero il periodo in cui entrano ed escono soldi. Ricordiamoci sempre che la ciclicità è la temporalità di immissione ed emissione di denaro. Se tu la segui in maniera precisa, non hai distinzioni di time frame, cioè il time frame è semplicemente una suddivisione della stessa. Okay, ti faccio un esempio molto banale. Se tu vuoi vedere un giornaliero su euro-dollaro, ci sono 24 ore, avrai 24 candele a un'ora. Se tu lo vuoi vedere a mezz'ora, ne avrai 48 di candele. Se tu lo vuoi vedere a 15 minuti, dovrai fare 4 candele per 24. Ci sei? Sono d'accordo con te che se tu non hai questi dati qui e usi sempre lo stesso settaggio e cambi il time frame, è un modo abbastanza rudimentale di individuare una correlazione, ma non è detto che un time frame piccolo sia multiplo di quello più grande. Spero di essermi spiegato su questo concetto perché è importante. Se anche gli altri non hanno capito, è importante che lo dicano. Lingue di Bayer, cioè i cicli appendice, sono molto interessanti da studiare per entrare nel mercato. Esatto, le lingue di Bayer non sono altro che delle finte che hanno una correlazione in relazione al ciclo in partenza che vengono fatte appositamente per prendere gli stop ai trader retail. Esatto. Poi ovviamente non mi dilungo troppo su questo, altrimenti diventa difficile andare avanti. Però concettualmente sono questo. C'è modo di individuarle. Stavo dicendo, quindi qua noi abbiamo un indicatore che mi dà punto di inversione, che tipo di punto di inversione, target d'arrivo e so anche quanto tempo ci mette ad arrivare, no? Perché se io ho un ciclo a 4 giorni, apro il mio grafico e sono qui, so che è un ciclo rialzista è fatto in questa maniera, a livello operativo. Sappiamo prima ancora che parta se un ciclo è rialzista o ribassista, vi spiegherò dopo come. Un ciclo rialzista ha un minimo finale più alto rispetto al minimo iniziale ed un massimo più spostato verso il minimo finale. Quindi se io sono qua, mi devo aspettare un massimo, per esempio, dopo 2 giorni e mezzo, 2 giorni e mezzo, 3. Quindi io che sono qui dico, ok, questo è stato il massimo, il minimo dei 4 giorni. Avrò un massimo per 2 giorni e mezzo, dove arriverà al massimo alla banda superiore. Quando io arrivo qua, dico ok, sono passati 2 giorni e mezzo, sono sul massimo in 4 giorni. Quanto mi manca per chiudere il ciclo, quindi per arrivare a 4? Mi manca 1 giorno e mezzo. Quindi avrò davanti 1 giorno e mezzo di discesa che arriverà in zona banda inferiore. Quindi con questo indicatore io so dove sono e dove sto andando. Ci siamo? Per esempio, qui c'è stato il minimo di questi 4 giorni, è fatto qui probabilmente il massimo, attualmente dovrà fare questo, dove l'indicatore, che è un indicatore anche questo automatico, si aggiornano man mano che i prezzi arrivano, quando io avrò il tocco inferiore, mi aspetterò che il prezzo riparta.
Ho dato gli ingressi a mercato, questo casco, sopra la linea dei 70, sotto la linea di 30, e ad x maggiore di 30, sono molto affidabili. Allora, è probabile quello che dici. Io sto casco non lo uso per ovvie ragioni, uso dei concetti ciclici e volumetrici. Però quello che ti posso dire è che se sei molto in tendenza, quell'informazione non ce l'hai. Perché? Perché se tu hai un ciclo a 8 giorni che parte ed è estremamente rialzista, ti fa un massimo, poi ritraccia di poco e poi riparte un altro 8 giorni, quell'ingresso tu non ce l'hai, perché non hai una ciclicità e soprattutto è su base 100. Fatemi sapere se è chiaro questo indicatore. Anche tutti gli altri. Ottimo. Daniel, per gli altri ci siamo, dubbi, domande? Ok. Il trucco che uso è settare lo stocastico parametrato a 200, periodo molto lento. Anche lì, se tu lo setti a 200, intanto non sai se quello è un ciclo. Quindi, nella migliore delle ipotesi, sei impreciso. È molto spesso tardivo. E anche lì, se tu quel ciclo molto lungo, se ce l'hai estremamente in tendenza, lo perdi. Sì, Daniel, te la manderò domani. Se non ti arriva, avvisami. Chiaramente è più ricco di falsi segnali, ma anche lì dipende a che time frame lo ancori e per quale ciclo. È sempre quello il concetto. Perché se tu ti basi su un concetto empirico, non sarai mai preciso come un trader che segue il denaro. Sì, no, questo l'ho capito, eh. Lo ancori sempre a H1-200. Ma se quel ciclo che stai osservando, perché lì ci sarà una temporalità che va da minimo a massimo a minimo, innanzitutto non sai se quella è una ciclicità, perché hai un parametro fisso, primo. Quindi quantomeno non sei ottimale. Secondo, se quella temporalità lunga è estremamente rialzista o estremamente ribassista, sbaglia. Perché? Perché non stai guardando una ciclicità, ma stai andando a livello empirico su quello che probabilmente hai osservato. Occhio. Su M5, su M15 è inaffidabile. Ripeto, è inaffidabile perché non è ancorato una ciclicità. Quindi non si guarda per niente analisi grafica con trend line, no. L'analisi grafica, dal mio punto di vista, è fallimentare nel lungo periodo. Perché quando tu analizzi l'analisi grafica, un po' come diceva Gianluigi, ci può essere qualcuno che guadagna, ma il punto è che tu stai cercando di prevedere il prezzo analizzando il prezzo stesso. È come cercare di prevedere le previsioni del tempo guardando il tempo fuori. Per prevedere qualcosa devi capire le cause che scatenano determinati eventi. Quindi per capire come il prezzo si muove devi sapere qual è la causa del movimento del prezzo. Siccome il prezzo si muove in base al denaro, in base a niente altro che il denaro deve essere il tuo punto di riferimento. Perché se tu segui il denaro, quindi i grandi capitali nella finanza, riesci a capire come si muoverà il prezzo. Se vai a occhio, magari per un periodo ci puoi anche prendere, ci puoi beccare, perché a occhio capisci che il mercato in quel momento sta seguendo un certo tipo di andamento, ma può essere che fra un mese non funziona più. Perché non è un fondamentale economico che sta muovendo il prezzo, è semplicemente un disegno che tu hai visto che negli ultimi 6 mesi, negli ultimi 3 mesi,
si sta ripetendo, ma niente, nessuno ti può dire che da oggi in poi quel disegno si ripeterà. Questo è il concetto che fa di un trader professionista o meno. A volte ci sono trader che guadagnano anche con l'analisi tecnica, ma difficilmente lo fanno per lungo tempo. Se invece tu analizzi i volumi e la ciclicità, hai un qualcosa di sottostante, veramente forte, che può funzionare oggi, domani, sempre, che è quello a cui dobbiamo aspirare. Una strategia buona è quella di acquistare alcune criptovalute e tenerle qualche anno in portafoglio. Io adesso, per esempio, ho molte soddisfazioni dello Shiba Inu che terrò per 5 anni almeno. Sì, chiaro, ma questa non è una strategia. Questa, ripeto, siamo sempre nel campo delle intuizioni, cose che non sono scientifiche e soprattutto è una tua supposizione, no? E in ogni caso starai in mercato 5 anni, questo non è trading, no? Trading è un'altra cosa, trading è fare delle compravendite, diciamo nel breve, nel medio periodo, che ti portano a un qualcosa che sai che funzioni nel tempo, perché altrimenti è fortuna. Può essere che Shiba Inu domani fallisca, come può essere che vada a 10 euro l'uno. Questo è importantissimo nell'apprendere una strategia. Uno non può apprendere la strategia di una persona che mi dice: è buono comprare quello perché salirà. Salirà in base a che cosa? In base a una tua supposizione. Considero che si ripeterà la storia del Bitcoin o del Dogecoin. Può essere, però anche questa è una tua supposizione. Quindi stiamo parlando sempre di supposizioni, non di scientificità. Cosa diversa, io ti posso dire che se domani, ti faccio un esempio, no? Se domani BlackRock mette 100 miliardi sulle aziende italiane, la borsa italiana probabilmente fa più 10%. Questo è scientifico, è matematico, non può essere diversamente. Capisci? Quindi se tu segui quello, hai delle basi economiche fondate, non hai idee. Un'idea può essere giusta, ma può essere anche sbagliata. E soprattutto non è standard. Può essere che tu diventerai milionario con questo tipo di operazione, come può essere che fra 5 anni ne sbaglierai un'altra che ti farà perdere soldi. Questa è una differenza che dovete tenere bene a mente tra un sentore o un'idea o un'intuizione e la fondamentalità dell'economia e della borsa. Sono cose distinte. Tutto ciò che è in base a delle idee è incerto e non è passabile. Uno non può imparare avere delle idee di altri. Ci siamo fino qua? Spero di aver chiarito bene il concetto. Ditemi se ci siete o se vi ho perso. Per esperienza considero che occorra affiancare il trading ad un portafoglio da cassettista in qualità, ad esempio basato sull'MSC, che dà del rendimento annuo del 7%. Allora, questo anche qui tu mi stai dicendo qualcosa che è un secondo te, cioè non è una strategia di trading, qui stiamo parlando di strategie di trading fondamentali. Io ho studenti che il 7% lo fanno al giorno, quindi quello è una tipologia di investimento, anche qui basata su qualcun altro. Lo scopo di questo webinar è insegnare una strategia scientifica alla persona che può applicare con delle basi economiche. Non è tutto quello che hai detto finora, no?
anche con queste strategie puoi fare operazioni da cassettista, perché individui il movimento di denaro delle singole azioni nel medio-lungo termine. Ma in un anno un'azione ti fa magari il 30-40% a leva 1. Con i derivati puoi comunque fare più del 50% nel lungo periodo, dove guardi il tuo grafico una volta a settimana. Quindi non è quello il punto. Il punto è avere qualcosa che funziona, qualcosa che funziona perché ha delle basi economiche, oppure affidarsi ad altri o andare sulle intuizioni. Ok, proseguiamo. Quindi abbiamo detto che questo indicatore mi fa vedere l'inversione del mio ciclo di riferimento, in questo caso del future del MIB, e mi dà anche il target futuro. Spero che sia chiaro per tutti, fino a qua. Se non è chiaro, fate domande. Utilizzando contemporaneamente le bande di diversi cicli, possiamo ottenere spunti operativi ancora più performanti ed efficaci in termini di probabilità di successo. Vediamo un esempio. Qua io ho ancorato più bande, nel senso che ho inserito la banda verde chiara, che è una banda di un ciclo a 4 giorni, con una banda verde scura, cioè un ciclo a 2 giorni, con una banda arancione, che è il ciclo giornaliero. Quindi qua, perché io ho inserito 3 bande di colori diversi? Semplicemente per un concetto molto importante, che ho spiegato inizialmente, cioè che nel momento in cui parte un ciclo, partono sempre e comunque anche tutti i cicli inferiori. Quindi il punto in cui io ho la partenza del ciclo verde, parte certamente il verde scuro e l'arancione. Quindi quando io ho il tocco della banda inferiore o superiore del mio ciclo a 4 giorni, quindi verde chiara, lì dovrò avere anche il tocco del ciclo a 2 giorni e anche del ciclo giornaliero. In effetti, se voi osservate, tutti i punti blu che vi ho disegnato sono punti di inversione del ciclo a 4 giorni. Ok? Le bande sul time frame orario e daily sono molto efficaci. In realtà sono molto erratiche. Con questi indicatori qui sono molto più precise, anche perché, ripeto, per la quinta o sesta volta, non gli dai un settaggio ciclico. Chiaro? Ottimo. Per gli altri è chiaro o ci sono dubbi su questo? Purtroppo nel trading non esiste un metodo infallibile. Ovviamente. Esistono metodi statisticamente profittevoli e metodi statisticamente perdenti, ma nessuno è infallibile. Questo è ovvio. Non stiamo parlando di quello. L'esperienza e la conoscenza di quel metodo fanno la differenza. Qua ti sbagli, ci sono metodi, sui metodi discrezionali sono d'accordo, ma ci sono metodi oggettivi che a determinate variabili tu devi entrare. E quelle determinate variabili le possono vedere tutti. Il fatto che il prezzo qui o qui le 3 bande si incrocino è un dato oggettivo. Come lo vedo io, lo vede chiunque altro. Quindi se uno capisce cosa deve guardare, quali sono i ritorni sul rischio, eccetera, può utilizzare quel metodo. Se uno va in base all'esperienza, allora è un terno al lotto.
Intendo una conoscenza specifica del mercato, anche, ma quello non è fondamentale. Se hai un indicatore o una strategia oggettiva che funziona come cicli su tutti i mercati, su tutti i time frame, ti basta saper usare quell'indicatore. Per guidare una macchina non devi essere un meccanico. Tu hai uno strumento che impari ad usare e va in borsa, puoi fare la stessa cosa. Se hai gli strumenti giusti, che hanno delle logiche scientifiche, logiche fondamentali, che ti dicono cosa fare al momento giusto, tu le fai con rigore e con conoscenza, quello basta. Se uno invece non ha la minima idea di come funziona una macchina, probabilmente essere un meccanico ti aiuta. Ok. Questo è un altro esempio con dei cicli più brevi, questi sono tutti cicli giornalieri. Sono cicli giornalieri, quindi la banda arancione è la banda del giornaliero, la banda bianca è quella del mezzo giornaliero, quindi del 12 ore, e la banda azzurrina è quella del 6 ore. Anche in questo caso, per il principio che ho spiegato prima, nel momento in cui ho il tocco della banda arancione, quindi giornaliera, devo avere anche il tocco della 12 ore e della 6 ore. Un errore tipico che ho notato è quello di pretendere di prevedere esattamente i minimi e massimi del mercato anticipandolo. Esatto, sono d'accordo con te su questo, ma io non ho mai detto quello. Prima io ho spiegato che bisogna entrare nei dintorni del minimo e nei dintorni del massimo. Su quello io sono d'accordo. Tenta di beccare minimi e massimi assoluti è pressoché impossibile. In sintesi, grazie alle bande di Migliorino, possiamo ottenere le seguenti informazioni. Identifica massimi e minimi ciclici. Identifica il target d'arrivo della tendenza, perché se sono sul tocco inferiore so che quello è un minimo di quel ciclo, ma so anche qual è il target, cioè la banda opposta. Pur essendo un derivato delle medie mobili centrate, le bande di Migliorino non danno falsi segnali come l'indicatore del paint. Un test o un superamento del canale superiore o inferiore da parte dei prezzi inevitabilmente porta ad un ritracciamento. Un utilizzo abbinato ai volumi ciclici hanno una correttezza dei segnali di quasi un 100%. Dico quasi perché la certezza in borsa non esiste, però è ovvio che nel momento in cui avete un tocco di una banda inferiore, per esempio, e in quel punto non ci sono più volumi, il prezzo inevitabilmente inverte. Ok? Detto ciò, se è tutto chiaro finora, vediamo la strategia. Siete fino a qui? Noto che non hai ancora parlato di livelli di Fibonacci, sono molto efficaci se usati bene, ad esempio, il test del 69,8%. I livelli di Fibonacci non li uso perché anche quello è un metodo grezzo e primitivo di beccare il tracciamento. I ritracciamenti della ciclicità sono infinitamente più precisi. Quindi se tu continui a paragonarmi qualcosa di standard e di non ciclico, ti posso assicurare che è un qualcosa di tecnico e che quantomeno è poco preciso. O non preciso a livello ottimale. Datemi un feedback fino qua, perché se avete domande, vi rispondo alle domande e poi vi faccio vedere la strategia completa. Ottimo. Chiaro? Bene. Gli altri? Benissimo. Allora, questa è la piattaforma Multicharts, il prezzo, cioè
Questo è il DAX, in sostanza, ed è in real time, nel senso che questo è il prezzo attuale. Prima di fare una qualsiasi tipo di considerazione dal punto di vista di analisi, vi devo spiegare un ulteriore concetto molto importante, che è il seguente. Io vi ho spiegato che esistono due tipi di cicli, il ciclo rialzista e il ciclo ribassista. A livello operativo noi andremo a tradare solo ed esclusivamente il long, quindi la fase di rialzo nel ciclo rialzista, e lo short nel ciclo ribassista. Quindi se il ciclo rialzista facciamo solo il long, se il ciclo ribassista facciamo solo lo short. Queste due fasi non le trado. Ok? Voi potrete dirmi, ok, ma perché non le tradi se tanto le riesci a individuare? Per un concetto fondamentale, che è il concetto del ritorno su rischio, detto anche risk reward, di ritorno fratto rischio, che a livello operativo deve essere uguale a 4. Cosa vuol dire? Vuol dire che la relazione fra il mio target di arrivo della tendenza deve essere 4 volte superiore al mio rischio, che è l'ipotetico stop loss. Quindi se io per esempio ho un target di 400, posso assumermi il rischio al massimo di 100. Ok? Se io avessi invece un target di 800, potrei assumermi un rischio al massimo di 200. Questo è il paragone, no? Se io invece ho un target di 1000, potrei avere un rischio al massimo di 250. Quindi questo rapporto deve essere sempre mantenuto ed è molto importante. Utilizzando questo tipo di approccio del ritorno sul rischio, c'è un metodo preciso per calcolarlo. Non è che io entro a mercato, ho l'idea di fare 400 punti e metto uno stop di 100. Non è questo. Quello è una roba così intuitiva che non ha nessun tipo di concetto sottostante. Utilizzando questo tipo di ritorno sul rischio, basterebbero 3 operazioni giuste su 10 per essere profittevole, perché se io facessi 3 operazioni dove incasso ad esempio 400 l'una, vado a incassare 1200. Per restanti 7 operazioni, se mi andassero in stop, vado a perdere 100 ciascuna e vado a perdere 700, quindi incasso 1200, perdo 700, ho un netto di 500 con solo 3 operazioni. Se fossero 4, per esempio, avrei 4 per 400, 1600, e restanti 6, 6 per 100, 600, 1600, meno 600, avrei un netto di 1000. Chiaramente con questa strategia si arriva tranquillamente a 6 operazioni giuste su 10, ma quelle 6 mi daranno un ritorno di 4 e le 4 che sbaglio mi faranno perdere 1. E questa è una variabile importantissima. E se devi chiudere prima, poiché ti rendi conto che sono cambiate le condizioni del mercato, per esempio perché i volumi sono a zero, allora diciamo che noi entriamo in fasi volumetriche importanti, non entriamo quando i volumi sono a zero, e quando c'è l'inizio di un ciclo in una determinata tendenza non accade quella variabile, assolutamente. Comunque poi vedrai anche il perché ti dico questo. Mi interessa ora che abbiate chiaro il concetto del ritorno sul rischio. E guardate bene che questa è una variabile fondamentale ed è la differenza fra chi fa profitto nel lungo periodo e chi brucerà il conto, perché è pieno di trader, come vi dicevo prima, che fanno analisi tecnica, che per dei periodi fanno
numeri bellissimi, quindi fanno magari 8-9 operazioni giuste su 10, fanno percentuali incredibili, poi ne sbagliano una e bruciano il conto. Questo perché? Perché non hanno o non sanno che cos'è il ritorno sul rischio. Perché se tu controlli il ritorno sul rischio, l'indice di profittabilità, quindi quante operazioni faccio giuste su 10, e il money management, sei statisticamente profittevole. Intendo questo quando dico essere statisticamente profittevole nel lungo periodo. Se vi manca una di queste tre variabili, prima o poi arriva la stangata e fa male. Ok? Questo è veramente vitale della differenza fra chi fa profitto e chi fa e chi prima o poi si farà male. Ora, però, parlando di probabilità, è più facile raggiungere l'uno di una persona rispetto a 4 di guadagno. Basta un impulso piccolo per toccare l'uno. Ma intanto l'uno è una relazione, cioè possono essere 100 punti uno, con un target di 400. Quindi è una relazione. Uno deve essere 4 volte l'altro, ma non è per forza 4 punti. 4 punti è pochissimo. È un esempio, Sui mercati USA, il volume aumenta in apertura in sessione dalle 15:30 del pomeriggio, mentre i mercati europei dalle 9, e si ottengono lì le partenze dei cicli migliori. Tendenzialmente sì. Esatto, chiaramente dove ci sono più volumi, lì normalmente ci sono le tendenze più significative. Questo è vero. Ma non è detto che partano proprio quell'ora, potrebbero partire alle 11 come anche al pomeriggio. Ok, questo è veramente importante. Quindi, queste due fasi che ho barrato in rosso non si tradano, perché in queste fasi il ritorno sul rischio è certamente inferiore a 4. Siccome io accetto solo operazioni che hanno ritorno sul rischio uguale o maggiore a 4, queste non le accettano. Ok? Si accettano semplicemente queste fasi qui dove c'è quel ritorno sul rischio. Utilizzare sempre gli stop loss stretti con CFD a leva. Gli stop loss vanno utilizzati sempre, ma devono avere un senso, perché altrimenti ingrassi il broker. Sia che sei su CFD, sia che tu sia su qualsiasi altro strumento finanziario, perché sennò non puoi avere una relazione fra il target e il rischio. Il tuo rischio massimo è lo stop loss, quindi ci deve sempre essere, non puoi permetterti di portare il conto a zero in un'operazione, assolutamente. Quello stop loss deve essere al massimo il 5% del capitale, massimo, meglio se l'1 o il 2. Questo va anche in relazione a quante operazioni giuste fai su 10. Questo è il trading, no? Quindi vi stavo dicendo, se il ciclo è rialzista solo il long, se il ciclo è ribassista solo il short. Come faccio a sapere, quindi, prima ancora che il ciclo parta, se è rialzista o ribassista? Lo guardo dai cicli superiori, quali nello specifico il ciclo di 4 ordini superiore partendo dal ciclo interessato. Quindi qui stiamo tradando un giornaliero, quindi giornaliero, 2 giorni, 4 giorni, 8 giorni. Il ciclo 8 giorni è ciò che mi dà la direzionalità rispetto al giornaliero. Andiamo a prenderlo. Andiamo a vedere come lo interpreto in relazione all'operatività del mio giornaliero. Questo è un indicatore di ciclo a 8 giorni che ho chiaramente settato a 8 giorni. Cosa vediamo qua? Vediamo appunto che questo è un 8 giorni, ok? Me lo dice il mio indicatore di ciclo.
Quindi finché la velocità è sopra, quindi salita, 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 qui la velocità scende sotto, quindi discesa, 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 fino a questo punto. A livello operativo, anzi, scusate, diciamo per più grande così è meglio. Ok, quindi questo è un ciclo a 8 giorni e in un ciclo a 8 giorni noi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cicli a un giorno. Cos'è che si nota fra la fase di rialzo dell'otto giorni e la fase di ribasso dell'otto giorni? Che nella fase di rialzo noi abbiamo cicli fatti così, rialzisti, nella fase di ribasso invece abbiamo cicli fatti così. Quindi in questa fase noi faremo solo i long, in questa fase faremo solo i short. E il motivo è evidente. Funziona anche sul mercato valutario? Sì, anche sull'euro-dollaro, preciso. Su tutti i mercati, tutti hanno questo tipo di manipolazione. Se hanno la possibilità economica, sarebbe bene trovare, sarebbe bene lavorare su conti trading da 30 e 50 mila euro in su. Conosco trader che lavoravano anche con 200 e 300 mila euro, quindi hanno anche spazi di manovra. Ma questo, ripeto, è un'idea tua, ma non è obbligatorio. Non è assolutamente obbligatorio. Ho uno studente che lavora con, dici tu, 40.000, ma fa 20.000 euro in un mese. Studenti che con 2.000, metti anche, stando l'area, con 5.000, fanno più di 1.000 euro al mese. Di tutto è relativo. Chiaramente dipende da quanto rischi su ogni stop loss, dipende da quanto è performante la tua strategia, perché se tu hai anche 200.000-300.000, ma non metti di stop loss, non metti di stop loss troppo ampi e continui a non rispettare questi parametri, anzi ti fai ancora più male, perché quando arriva una batosta arriva più grande, o quantomeno fai una redditività che è molto meno di quanto si potrebbe fare. Quindi stavo dicendo, qua si opera solo ed esclusivamente long e qua si opera solo ed esclusivamente short. Il motivo è abbastanza evidente, nel senso che se andiamo a misurare queste salite, in relazione alle discese, ci rendiamo conto in maniera proprio abbastanza evidente che nella parte di sinistra le salite sono estremamente piccole e brevi, nella parte di destra le discese sono estremamente lunghe e profonde. Quindi se voi qua tentate di fare questo piccolo short, quando improvvisamente partirà una fiammata rialzista, perché l'otto giorni sta spingendo al rialzo, quella è garanzia di farsi male. Viceversa, se voi in queste fasi tentate di farmi questo piccolo long o questo long o anche questo, state rischiando tanto, perché improvvisamente vi parte una fiammata contraria che vi farà male o vi brucerà il conto. Quindi diventa fondamentale capire in che direzionalità sono per riuscire a fare un'operatività a favore di trend. Perché su questo minimo, se io vado in long sul mio giornaliero, non può succedere che mi arriva una fiammata ribassista come succede da questo lato, ok? E qui ho certamente un ritorno sul rischio 4, perché ho delle discese piccolissime con la velocità dell'8 giorni che è molto alta, con delle salite belle significative. Considerate che sul DAX una salita di un giornaliero in tendenza sono intorno ai 100 punti,
Quindi 100 punti con un mini DAX sono 500 euro, con un micro DAX sono 1 euro, con invece un DAX pieno sono 2.500 euro. Quindi questo è ciò che bisogna fare per avere una situazione chiara al 100%, cioè io ho una direzionalità, in quella direzionalità io vado a prendermi tutti i minimi, quindi a livello operativo io farò solo ed esclusivamente questo, quindi qua long e qui esco, poi aspetto, nuovo minimo, long e qui esco, aspetto, minimo, long e qui esco, aspetto, minimo, long e qui esco. Poi arriva su questo minimo qua, qui posso fare una valutazione un po' più approfondita, cioè sono sul minimo, ho la velocità che si sta dell'8 giorni che si dirige sull'asse dello zero. Sono già passati 4 di giornalieri, quindi io sono già a metà ciclo. Ho la velocità che inverte, qui posso, sono consapevole che il mio 8 giorni in fase di inversione, qui o lo trado comunque riducendo il numero di contratti, perché so che ormai la forza è praticamente finita, quindi io qua faccio questo piccolo trade sul giornaliero, esco con pochissimi contratti, oppure non lo trado proprio, aspetto un giornaliero, e arriverò su questo minimo. Su questo minimo dov'è la velocità? Beh, sotto l'asse dello zero, quindi cosa so? Il mio 8 giorni ha girato, quindi andrò long? No. Cosa faccio? Aspetto al massimo e vado short. Esco, aspetto al massimo e vado short. Esco, aspetto al massimo e vado short. Chiaramente i punti di ingresso del giornaliero li andiamo a vedere di là, con le bande, con l'indicatore del ciclo. Però per farvi vedere quanto diventa fondamentale avere la tendenza e un ritorno sul rischio di questo tipo. Allora, beh, certo, comunque io entro a mercato sempre con un 50% del capitale totale disponibile. Però la mia operazione, se ho 50.000, non supero i 1.000-2.000 investiti per operazione. Ma non è che tu devi superare, non devi superare i 1.000-2.000 investiti, perché con la leva devi parlare di marginazione, non devi parlare di investimento. Diciamo che il tuo stop loss non è mai superiore a 1.000-2.000, non l'investimento, perché i contratti a leva funzionano diversamente, non è come le azioni che tu compri per un ammontare N, è una cosa diversa. È chiaro quanto è fondamentale avere una direzionalità precisa? Fatemi sapere. Se noi andiamo a prendere anche l'altro. L'altro ciclo 8 giorni. Guardate in questa fase qui. Quanto è importante queste fasi andare a fare solo ed esclusivamente i long, perché è estremamente rialzista. Quindi se qua andiamo a tentare di prendere queste piccole inversioni ci facciamo male. Inoppugnabile, esatto. Quindi perché ci sono trader? Adesso vi spiego perché i trader che fanno analisi tecnica perdono. Trader che fanno analisi tecnica, perché perdono? Perché semplicemente qua, magari, in questa fase di salita, individuano che ogni volta, vi butto lì un concetto giusto per farvi capire, ogni volta che c'è un ritracciamento di 30 punti, loro vanno long. Quindi 30 punti long, maggiori 30 punti vanno long. Quando c'è una bella tendenza a salire, tutto va bene, no? Se è long. Però peccato che non si accorgono che qui inverte in 8 giorni, continuano a farlo anche di qua. Stangata, proviamo a fare di qua, stangata, inconsapevoli del fatto che lì ha girato un certo tipo di tendenza che deve essere relazionata all'operatività. Quindi questa è la fondamentale diversità fra chi ha il quadro completo al 100%. E ha un qualcosa di estremamente chiaro, sa dov'è, sa dove sta andando, per quanto tempo andrà, eccetera. Tra chi guarda in maniera empirica, si crea un
individua qualcosa che bene o male funziona, lo usa per un periodo e poi arriva la stangata. Spero che mi stiate seguendo. Perfetto, quindi a questo punto, se avete capito il concetto, andiamo al tempo presente. Allora, questo è il ciclo a 8 giorni attuale, che è partito in quest'area e adesso ha invertito. Quindi siamo nella sua fase di ribasso. Siccome la velocità degli 8 giorni è sotto l'asse dello zero, noi il prossimo ciclo giornaliero, come lo traderemo? Long o short? Datemi una risposta. Short, esatto, Susanna. Io credo nella ciclica, quindi, esatto, corretto, perfetto. Io credo nella ciclica, quindi nel fattore tempo. Il problema è individuare correttamente i cicli inverso e di indice con gli swing corretti. Esistono questi indicatori sono stati fatti apposta per farti individuare i cicli. Sono d'accordo con te che se tu domani senza indicatori ti guardi il mercato non li individui occhio, quello è sicuro. Per questo ti servono degli indicatori creati appositamente per individuare le inversioni cicliche. A questo servono questi indicatori, a niente altro che a farti individuare un minimo se devi andare long o un massimo se devi andare short. Questa è la loro funzione. Quindi noi dobbiamo trattare solo ed esclusivamente lo short sul giornaliero. Bene, questo è stato l'ultimo giornaliero. Qui abbiamo l'indicatore di ciclo giornaliero e sopra invece sì, sono stati creati dalla nostra accademia. Esatto. Oltre a quelli che vedi ne abbiamo sviluppati molti altri. Quindi stavo dicendo, l'ultimo ciclo giornaliero è questo minimo che corrisponde alla rottura della velocità e ha fatto questo, il bianco e il prezzo, no? Qui è partito un nuovo giornaliero. È partito perché abbiamo avuto la rottura della velocità, quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo attendere che il mercato vada sul massimo del giornaliero, che farà una roba di questo tipo, in cui la banda verrà toccata verosimilmente anche tutte le altre, non ve sto disegnare ma penso che abbiate compreso. Dopodiché io dovrò avere anche la velocità dell'indicatore di ciclo giornaliero che mi fa questo, mi rompe sotto, faccio quindi nel momento in cui ho prezzo che tocca sopra tra le bande, velocità che rompe sotto, quel punto per me è un'ipotetica entrata short, dove il prezzo sarà così, dove andrà sotto il minimo iniziale perché è un ciclo ribassista. Qui uscirò perché ci sarà la ripartenza dell'indicatore di ciclo e anche tocco della banda inferiore, un disegno un po' non molto in scala, ma è per farvi capire, no? Una volta arrivato qui esco dal mercato, aspetterò un nuovo massimo che sarà in corrispondenza della rottura della velocità sotto in accordo con l'8 giorni. Io qui faccio solo ed esclusivamente gli short fino a quando l'8 giorni avrà la velocità sotto l'asse dello zero. Se alla fine dello short che abbiamo visto prima la velocità dell'8 giorni torna sopra l'asse dello zero, per me quello è un punto di ingresso long.
Quindi io faccio all long, all short in relazione all'8 giorni. E questo lo potete applicare a tutti i cicli. Se volete tradare un 8 giorni o un 4 giorni, la vostra tendenza, diciamo così, maestra è il mensile. Se voglio tradare il mensile, guardo l'annuale. Se voglio stare a mercato un anno, guarderò il quinquennale o il decennale. Quindi questo concetto lo potete utilizzare dal brevissimo fino al lungo periodo. Ma è un concetto di soldi che entrano o che escono. Dopodiché noi abbiamo sviluppato anche indicatori volumetrici che mi danno ulteriori conferme. Quindi questo è fare trading con un quadro completo, con una visione non interpretabile. Cioè il fatto che la velocità qui sia sotto l'asse dello zero, non c'è bisogno di intuizione, basta osservare, è sotto l'asse dello zero, lo vedo io e lo vedete voi. Di qua, quando il prezzo tocca una banda e la velocità va sopra l'asse dello zero, non è intuizione, non è esperienza, non è interpretabile, è così. Se tu sai che quell'evento corrisponde all'inizio di un ciclo, perché sai come funzionano questi indicatori e li hai studiati, li puoi usare. Il fatto che io guido un'auto, io so che se devo cambiare marcia, schiaccio la frizione, cambio, o se devo frenare, schiaccio il pedale in mezzo, poi non so che i processi che ci sono dietro, però so che è così. E qua è uguale, se io guardo quei determinati eventi, so che causeranno una salita e una discesa, li applico. Questo fa una grandissima differenza nella formazione ed è per questo che siamo in un settore dove il 90% dei trader perde soldi. Uno dei motivi è che tanta formazione non è molto valida, perché ci sono molti corsi che hanno concetti vecchi e anche quelli, diciamo, che danno concetti validi sono poco applicabili. Perché se io ti presento un corso dove mettiamo anche che funzioni, ma è una derivazione delle mie intuizioni, non è applicabile. Non è applicabile per chiunque. È basato sull'esperienza, cosa che non puoi tramandare. Questi sono i due motivi fondamentalmente. Primo è che è difficile trovare formazione valida. Il secondo è che è di difficile applicazione la formazione non oggettiva, chiamiamola così. Io prima di arrivare a performante, penso di aver letto oltre 50 libri di trading. E fatto decine di corsi e vi parlo per esperienza di una persona che ha studiato tantissimo e ho bruciato comunque molti soldi all'inizio, proprio per questi motivi qui, fino a che non sono riuscito a trovare il mio socio, quello che diciamo ha creato questi indicatori ormai 15 anni fa, e da lì ho imparato queste tecniche. Ho, diciamo, contribuito a svilupparne altre più moderne, chiamiamole così. Però questo è ciò che fa fare la svolta, no? C'è qualcosa che puoi usare e che sai essere profittevole perché ha dei concetti fondamentali dietro. E questo è veramente importante, no? E da qui abbiamo scelto e deciso di creare la Top Trading Academy, che è il nostro percorso formativo. Questo è il nostro sito, che è formato da una serie di videocorsi. Sono video in condivisione schermo, esattamente come stiamo facendo ora. Sono più di 100 per un totale di circa 20 ore, quindi sono tutti video abbastanza brevi, dove spieghiamo tutti i nostri indicatori, tutte le nostre strategie operative, tra cui anche dei concetti volumetrici, altri indicatori che non vi ho fatto vedere. Quindi andiamo nello specifico dell'utilizzo di strumenti, come si settano, video mercati aperti. È un percorso adatto a tutti perché parte dalle basi, fino ad arrivare alle strategie più avanzate. E questo è ciò che abbiamo deciso di fare per creare trader. Questo è quello che ci interessa. Noi attualmente siamo in diversi qui, tra cui alcuni erano ex nostri studenti che ora sono professionisti e collaborano con noi. Quindi quello che vogliamo creare è un ambiente, quindi un team di trader professionisti che
ci diano una mano a sviluppare sempre nuovi concetti. Noi siamo arrivati a sviluppare quello che avete visto e molto altro grazie al fatto che siamo estremamente appassionati, quindi ci piace molto ricercare sempre nuovi concetti. L'acquisto dello link comprende 1, 2, 3, esatto, sì sì, è tutto compreso, tutto incluso, all inclusive, passami questa battuta. Ora, ora ti faccio una domanda, no? Quanto vale una strategia che con 5.000 euro potrebbe farti fare ipoteticamente anche solo 1.000 euro al mese? 5.000 è un, diciamo, qualcosa di ipotetico, no? Ovviamente vale tantissimo non tanto per il ritorno che sono 1.000 euro, ma perché è un qualcosa che ti consente di avere un guadagno costante nel tempo ha un valore estremamente elevato, uno. Secondo, ha un valore estremamente elevato perché ti evita una marea di errori. Io all'inizio, quando testavo, provavo a crearmi strategie, cioè io ho fatto centinaia di errori. E in borsa, siccome non sono ammessi sconti, quando sbagli un'operazione, paghi. Cioè non è che dici, no, fammela rifare. No, fai l'operazione, i soldi vanno se fai le operazioni sbagliate. Quindi per arrivare a capire un concetto in maniera empirica, quindi sulla pratica, ti costa magari decine o se non centinaia di operazioni sbagliate per capire un concetto. Quindi è tempo, studio e soldi. Quindi per arrivare a costruire un qualcosa di questo tipo ci vogliono anni e anni e decine di migliaia di euro tra soldi persi e tempo. Quindi è veramente fondamentale avere un qualcosa che ti porti sia al risultato, ma senza farti svenare o farti perdere. Questo è veramente importante ed è per questo che io ritengo che ogni euro speso in formazione valida, quindi in qualcosa che ti faccia capire cosa fare, ma anche cosa non fare, vale almeno 10 volte tanto, perché sono i soldi che spenderesti, se non di più, in errori a capire quel concetto. Siamo anche in un settore, considerate che il settore del trading cresce a più del 10% l'anno. Considerate che il valore dei derivati nella borsa è più di 30 volte il PIL mondiale. Questo cosa significa? Che sempre più denaro si sposta dall'economia reale per andare nell'economia finanziaria. Questo cosa vuol dire? Che sempre più aziende traggono più beneficio nelle operazioni finanziarie che nella vendita di beni e servizi, considerando anche che siamo in un'era dove la tecnologia è molto avanzata e la forza lavoro è sempre meno richiesta e necessaria, questo potrebbe voler dire, non dico che sia una certezza, che fra 5 anni, per esempio, chi non ha un reddito da attività finanziaria potrebbe non avere entrate, perché se nelle imprese non serve più forza lavoro e i soldi sono nella finanza, avere, diciamo, un reddito da trading online potrebbe essere molto molto importante, senza contare che è un qualcosa che ti dà un ritorno nel tempo in qualsiasi luogo e basta un PC fondamentalmente. Però io confermo che per capire l'analisi ciclica ci ho messo 2 anni buoni, all'inizio si fanno tutti i possibili errori. Esatto. E quell'analisi ciclica che tu mi hai detto di applicare non è nemmeno così avanzata. È utilizzando indicatori standard, con dei settaggi standard che possono essere, sicuramente funzionano, non voglio dire che Gianluigi dica cose non vere, assolutamente. Sicuramente è altamente ottimizzabile quello che lui fa con questi indicatori qui. E questi indicatori qui si adattano perfettamente a qualsiasi altra strategia, perché nel momento in cui qualcuno ha qualcosa di valido, in quel punto certamente parte un ciclo. Quindi se quel ciclo che tu stai individuando con modi
alternativi, se gli metti delle bande, se gli metti un indicatore di ciclo, se gli metti un DNA, che è un altro nostro indicatore, certamente lo vai a ottimizzare. E se lo applichi in tendenza, quindi vai a isolare solo le operazioni long o solo le operazioni short dentro una tendenza, lo vai a ottimizzare veramente tanto. Veramente tanto. Questo è molto importante. Ok? Quindi il valore è estremo. La nostra formazione comprende più di 15 anni di esperienza, che non sono tutti miei ovviamente, perché sono dei più giovani dell'Accademia. La conoscenza che ti eviterebbe tutti quegli errori che senza dubbio faresti, concetto che abbiamo appena detto, e in più hai un videocorso di oltre 100 video, che sono più di 20 ore di contenuto, con vere operazioni a mercato aperto, videocorso che puoi guardare e rivedere a tuo piacimento sempre, con una scadenza. In più hai i nostri indicatori per il periodo di un anno dal momento della tua richiesta. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è che nel momento in cui acquisti scatta un anno e poi non ce li hai più, ma dal momento in cui me li richiedi. Facciamo un esempio. Supponiamo che tu inizi oggi, ci metti 2 mesi a studiare tutto, il 28 di dicembre mi dici: ok, sono pronto per utilizzare i tuoi indicatori. Io te li mando al 28 dicembre 2022 e sono da rinnovare. Col primo acquisto ce li hai in anno, dopodiché sono rinnovabili a un costo veramente irrisorio in relazione a quello che ti danno nel corso di un anno di trading. E in più si ha un webinar di supporto settimanale in cui ti verranno date tutte le risposte, verranno chiariti i dubbi e verranno fatte analisi da esperti. Quindi qualsiasi dubbio, domande, eccetera, ogni giovedì alle 21.45, quindi appena chiudo questo webinar, inizierò quello di supporto, dove puoi fare domande, ti do supporto nella piattaforma MultiCharts, eccetera. Quanto vale questo percorso formativo? 5.000 euro? Diciamo che a noi è costato almeno 10 volte tanto, però avevamo pensato inizialmente di darlo a un prezzo di 5.000 euro, che è un prezzo assolutamente valido. Abbiamo studenti che li fanno in meno di una settimana, però chiaramente non era alla portata, diciamo, di tutti. Quindi abbiamo detto: ok, facciamo uno sforzo, diamolo un prezzo simbolico di 1.647 euro. Soldi che io perdevo in circa un mese di operatività sconsiderata, chiamiamola così, senza capire niente, soldi bruciati. I soldi che perdi se non capisci gli errori sono soldi buttati. Quindi in borsa io dico sempre che o ti fermi, all'inizio ti entrano, diciamo, con un'aria un po' di superficialità, no? Dopodiché prendi le tue bastonate, come ormai si sia, poi normalmente uno si rende conto: ok, così non si può andare avanti. Quindi o ti formi, quindi studi e capisci come mai, e ti applichi, o ti fermi, è meglio che lasci perdere, perché se vai avanti così sono soldi buttati. Questo è il miglior consiglio che ti posso dare. Cioè, se vuoi veramente fare soldi col trading, devi formarti, se no non hai nessuna speranza. Se non vuoi farlo, fermati, molla il trading, spendili in vacanze e in divertimento, che è sicuramente più utile. Questo è il miglior consiglio che ti posso dare. Poi il fatto che il trading richieda formazione è un'attività, quindi se un'attività professionale, è come se un medico, un chirurgo volesse operare una persona senza formazione. Cioè, non può esistere che uno si presenti in ospedale e dici: vuole fare il chirurgo, fatemi operare qualche paziente che prendo dimestichezza. Non esiste, ti buttano fuori, dicono: vai a fare medicina e poi torna. E quella è la stessa cosa, solo che qui non c'è nessuno che ti ferma se fai investimenti forsennati. Di là sì. Ora, voglio farvi un ulteriore regalo. Solo i primi che hanno deciso di diventare profittevoli avranno un ulteriore sconto. Prezzo 1.347 euro, che è veramente una roba, non voglio dire regalata, ma quasi. Questi soldi qua, dopo qualche mese, si dovrebbero fare
tranquillamente, anche con capitali bassi. Si può iniziare anche con 1000 euro, tanto dovete focalizzarvi sull'imparare la strategia. E se voi imparate bene e stabilizzate un certo tipo di rendimento, poi aumentare il capitale è il minore dei problemi. Una cosa importante, gli indicatori noi li abbiamo sviluppati sulla Multicharts, che è una piattaforma normalmente a pagamento, ma abbiamo un broker, non è un nostro broker, è un broker americano, che la fornisce gratuitamente a chi ha un conto presso di loro. Quindi, indipendentemente che operiate o meno con questo broker, se aprite un conto con 200 dollari, vi dà la piattaforma, mettete gli indicatori, poi potete operare con il broker che volete. O se no, li abbiamo sviluppati anche per MT4 o MT5. E una volta scaduto l'anno si rinnovano a 600 euro. Che vuol dire 600 euro? Non voglio dire che li dovete fare al giorno, ma se non li fate nell'arco di un anno, vuol dire che non avete studiato niente. E quindi dovreste comunque fermarvi. Ok? Ora, per fare il pagamento, potete fare in due modi, o facendo un bonifico, questi sono i nostri dati, segnatevi, oppure si può fare pagamento sul nostro sito, su questa pagina, che è la nostra pagina prodotto, qui potete fare aggiungere al carrello e procedere col pagamento o con PayPal o con carta o carta prepagata. E procedere all'acquisto. Inserisco qui in chat il link, copiate il collatero. Se invece volete fare il bonifico, segnatevi i dati che sono questi. Abbiamo anche un'altra novità proprio di questi ultimi giorni. Abbiamo fatto un accordo con una finanziaria, quindi chiunque voglia prendere a rate mensili anche di 70-80 euro, può contattarmi che vi spiego come funziona. Lo può prendere a rate con una finanziaria, ricevendo tutto il corso e pagandolo magari in 24 mesi, addirittura anche di più, in 36 mesi a 70 euro al mese. Quindi è anche un qualcosa che non vi accorgete neanche. Sono domande, dubbi? Ovviamente, se avete deciso di fare il bonifico, fatecelo sapere, così vi teniamo il posto nel prezzo scontato. Sono dubbi, domande? Se qualcuno vuole parlare con me personalmente, mi mandi una mail da dove vi è arrivato il link per accedere alla diretta per qualsiasi domanda o dubbio. Inserisco qui la nostra mail.
Ok, se non ci sono domande, io ti auguro una buona serata. Ci sentiamo telefonicamente con chi vorrà. Ok, ottimo. Quindi vi invito a mandarmi via mail il vostro cellulare se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, domande per pagare la rata, domande per qualsiasi tipo di domanda. Ottimo. Grazie. E perfetto, perfetto. Attendo allora il tuo numero. Scrivimi alla mail che ti ho messo qua, mi raccomando, così possiamo parlare. Prego, buona serata.